Uno. E quando l'ansia si mescola all'adrenalina, cosa avranno di più i nostri ragazzi? Avranno ansia? Loro si mettono sempre proprio a centrale. Okay, ci siamo. Quando l'ansia si mescola all'adrenalina, dicevo che escono fuori gli uomini, escono fuori veramente quello che dobbiamo essere. Chissà se avranno più ansia, più adrenalina di giocare una partita così importante contro una squadra così importante, la squadra dei Creator, la squadra dei Seven Sins, che qualche giorno fa, fino a qualche ora fa, hai visto su YouTube. Adesso ce l'hai contro nello stesso campo. Ma non solo questo, perché con una vittoria si va in semifinale e quindi è doppiamente importante vincere. Un saluto dal trio in telecronaca, Riccardo Aldarella, Federico Aldarella, Gianclaudio Mazzola. E diamo il benvenuto in telecronaca a Gianclaudio Mazzola, direttore sportivo della Cannizzaro Palermo. Benvenuto. Buongiorno a tutti ragazzi. Cannizzaro Palermo in maglia nera contro i Seven Sins è storia. I ragazzi sono carichissimi. Hanno battuto 5-3 gli Arte Group. Sì, quindi a questo punto aggiornati. Manca solo una vittoria, basta soltanto vincere con i Seven Sins che sono appena usciti dal campo, quindi speriamo che possano essere un po' più stanchi. I ragazzi sono un po' più rilassati perché sanno che questa, vuoi non vuoi, l'ultima partita del giorno e potrebbe anche essere l'ultima partita della loro gita a Milano, che a questo punto si trasformerebbe in una vera e propria gita. Ma speriamo in un'esperienza. Che non si fermi qui comunque, perché sì, è un'esperienza, sì, ma abbiamo le potenzialità per andare avanti, no? Non c'è Fratino, ma c'è Jay Pata. E c'è Pascali. E c'è Pascali. Insomma, non il migliore degli avversari per Cannizzaro per conquistare questa prima vittoria alle Cup Finals. Ed è, ripeto, una vittoria che varrebbe doppio, triplo, perché si accederebbe tranquillamente in semifinale come secondi. Quindi poi da lì sarebbe difficile beccare una tra All-Star, Bomber Team Pink o la squadra del quarto United di Cagliari. Sarà difficile, soprattutto sarà difficile marcare il Prof. Porro, che ripeto fino a qualche ora fa giocava in Got League. Sarà difficile marcare Jay Pata, che fino a qualche ora fa giocava in Got League, ma anche il solito Balash, eccetera. Insomma, sarà difficile battere questi che cioè, quelli che una persona che ieri hanno giocato in Got League. Esatto. Come il Toro Lopez che vedo anche esatto contro te. Ma il Toro ce l'abbiamo pure noi. Dai, mettiamo l'inno. Sì. Ma il Toro no, domani. Il Toro ce l'abbiamo pure noi ed è il Toro dell'Arena che ha fatto due gol contro l'Art Group. Ciao tifosi, ciao a tutti, ciao alla community. Grande cornice di esplodendo. Grande cornice di pubblico. 46 persone. Ragazzi, grazie, grazie davvero per il vostro supporto. Bisogna partire forti perché basta una vittoria. Un corto muso, Allegriano. Allora forza Palermo, e Cannizzaro Palermo, si parte. Con Galeotto che scocca subito il destro, invece no, finta e appoggia da Mondino. Per Cirillo, che adesso si è un pochettino più defilato sulla sinistra, lasciando forse più spazio sull'out alto a Palma. Da acquisto, sale un po' pressato da Nidal. Punta adesso Mondino, prova a venire dentro, numero 10, il mago di Pallavicino, così l'abbiamo definito nel... Che ha fatto una giocata pazzesca nella prima sfida contro Art Group. Che non valsa a nulla. L'acquisto! La rimessa, lo ha più volte rimproverato Galeotto delle sue brutte rimesse laterali, adesso sembra averla battuta un po' meglio, però retrocedono un pochettino il Cannizzaro Palermo. Toro, la svirgola Mondino, 60%. La svirgola Mondino, Seven Sins con Balasci centrale e Pascali dietro davanti a Fene, poi a Pecassioni con un giocatore che ho visto qui a Milano ed è un giocatore che piace tantissimo, Porrini, fortissimo, invitato da tutto, forse al pari di Parolo. Anche qua brutta veste per Cirillo. Poi Nidal sulla sinistra è JJ Pata con la maglia numero 69 come punta. Sì, Toro contro vedere con Toro il miglior difensore dell'ultimo torneo di Palermo, Andrea Schiavo, che ha fatto anche la voce grossa con... Siamo fermi, non capito perché. Pascali in possesso, ma aspetta la pressione. Pascali, JJ Pata prova a disegnare calcio, si appoggia da Balasci sulla destra, punta Cirillo, si fa vedere che Pata gioca di prima, la palla schizza via, dominata da Andrea Schiavo. Galeotto, prestato da Balasci, deve scaricare sopra tre. Sì, dai, 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 andiamo via. Centramente Cirillo, calcia! Oh, troppo ambizioso, palla al secondo piano, però grande uscita. Avrà visto la finestra aperta del portone davanti, Gioele Cirillo.
Peccato, c'era Paolo dall'altra parte e Antonio che stava facendo assist. Però Gianca, peccato qui, Gianca. È stato un peccato, ho provato. Ci sta, ragazzi, sono carichi, sono caldissimi, il campo è caldo, i spalti sono caldi. Poi si gioca in un orario, mamma mia. Sono stramotivati. Del 1 giugno, tra l'altro oggi, non tutti lo sanno, ma è il compleanno del boss in Telegram, quindi facciamo gli auguri. Auguri al boss. Gli facciamo gli auguri, boss. Non sempre. E tra l'altro c'è praticamente non qua, sempre. Ci sono più persone, più tifosi del Cannizzaro Sport Palermo che staff del CUN, immaginate. Vero, incredibile. E venivo da Palermo, cioè, esatto. Per esempio è arrivato anche Dadda, oltre le Dose. Che giocherà di pomeriggio con i suoi Star Galattico. Se scivola sulla sinistra, palma, verticalizza per Gioia Cirillo, può fare la sponda per il toro dell'Arenella. Viene subito boccato da Balasci. Servizio per Mondino, sombrero a fene. La palla però non scende come voleva il mago di Pallavicino. Palla di poco alta, però ottima, ottima partenza dei nostri. 66 persone là. Nidà, l'occhio. JJ Pata è di spalle, non si gira su Andrea Schiavo. Porrini a mezzo tocco per Pascali. Balasci. Porrini. Pascali prova a rincorrere, a fare straordinario per tenere in campo questo pallone. Non sale il pressing del Cannizzaro Sport Palermo, che è abituato a fare questo. È arrivato in finale del nostro torneo facendo questo gioco qui. E adesso i Sevenzins non hanno alcuna intenzione di uscire palla al piede. Se non per qualche minuto, magari adesso sale a poco il pressing. Scivola Gioia Cirillo, ma Porrini lo elude con una finta pazzesca. JJ Patascia sul posto Andrea Schiavo. Può andare il numero 69. Punta, sterza, ritorna da Porrini che stoppa. Vedete la porta a calcia, scivola, bravo bene Paolo, Mondino. Qui, bravo e Mondino. Bravo Vella a raccogliere questo fiorellino. Che è andato disturbo, bravo Mondino che ha recuperato qui. I Sevenzins vengono da una partita precedente che fisicamente li ha anche noi, stancati molto. Anche noi, noi Palma. Un'ora più di riposo. Sì, quello sì. Palma gioca per Mondino, prova a centrarsi, doppio passo, non va Porrini a marcarlo, servizio per Galeotto! No! Che da lì non fa il Galeotto, non fa il toro dell'Arenella, da lì poteva senza dubbio far meglio. Dell'Arenella, ha detto lui. Dell'Arenella, se è corretto. Sì, sì, c'è stata una correzione live nel post prima partita. Grande occasione questa, Gianca. Questa è grande occasione, peccato, doveva tenere basso. Balasci, prova il pressing di Galeotto, torna Balasci da Fene. Balasci gigantesco, altissimo. Porrini qui, pallone svirgolato in attentato al cameraman dei Sevenzins. Ha sbagliato un passaggio e contro di noi l'ha fatto. Palma, è una notizia che Porrini abbia sbagliato un passaggio nel frattempo. Galeotto può fare la sponda per Palma, può tornare da Andrea Schiavo. Il pressing di Joey Pata non c'è e allora torna addirittura da Bella. Nel frattempo in panchina a riscaldarsi, a surriscaldarsi anche Gabriel Lopez, che ha fatto tripletta e un assist contro gli Artegru. Bella, corto per d'acquisto, non è pressato, può salire il capitano del Cannizzaro, cambio totale di lato, la intercetta Abe Castiglioni, la gestiscono i Sevenzins, Schiavo servizio per Mondino, per defilarsi, può mettere un pallone in mezzo come ha fatto nella prima gara, Mondino punta Balasci, palla messa in mezzo, diventa più un tiro, difficile far gol da lì, ci ha provato Mondino. I ragazzi hanno un sacco di idee, stanno provando a metterle in atto. Di qua, sì. La prossima arriverà la conclusione. Nidal, Porrini, può puntare Cirillo, apertura per Castiglioni, punta Palma, torna Castiglioni da Porrini, a mezzo tocco ancora per Jay Pata, punta Dario d'acquisto, Jay Pata, doppio passo, si accentra, può mettere il cross e d'acquisto, intercetta e prova a far ripartire Cannizzaro con l'aiuto di Palma, intercetta Gioia Cirillo che va in pressing su Porrini, spinto nei troppo, sicuramente non si stanno invitando a pranzo post partita questo. Io lo so, c'è caldo. Nidal può calciare teso! Cosa si è uscito Nidal? Frigo pare all'incrocio dei pali al primo vero tiro in porta Sevenzins. Si portano in vantaggio, ma qui, ragazzi, cosa ti bisogna dire a Cannizzaro? Niente. Tirato da 40 metri, ha messo all'incrocio, che puoi dire. Sono più forti, l'hanno dimostrato momentaneamente in questi 5 minuti di con 1-0 Sevenzins. Nidal ha fatto un gol che probabilmente se ci prova altre 3 volte non ci riesce. In realtà ha fatto un gran gol. A questo punto diventa più difficile, diventa in salita, devono fare due gol per passare. Cirillo qui
Serve Galeotto che arriva come un treno sulla sinistra, punta a Balasci, può caricarsi a scuola sulle spalle del Toro, ancora Galeotto. Deve filtrare su due, non sarà un gigante che non va. Porrini non filtra su Cirillo, la intercetta Palma, lo aiuta, lo mette giù numero 16, servizio per Cirillo, palla un pochettino scomoda, accompagnata per Mondino, scomoda, lo rimane, palla in rimessa laterale. Pascali, Nidalle, cambia con Porrini, la palla però arriva soltanto ad Andrea Schiavo, deve ancora entrare il giocatore forse più forte, più in forma dei Seven Seas che Gabriel Lopez. D'Acquisto, prova a cambiare per Palma, sta il presidente Gepata ma va su Andrea Schiavo che pensava potesse essere servito. Mondino, viene dentro. Cambio lato per Cirillo che la chiede, si propone Palma, raddoppio di Seven Seas, palla messa in mezzo direttamente su Fene, caramella per il portiere di Seven Seas. Ricordiamo che lì ci sono quattro telecamere, la nostra, quella del CUN, quella di Sport Italia e quella di Seven Seas. Non so se di che stiamo parlando. Ovviamente la più bella è la nostra. Cirillo, apertura per Mondino, non riesce però ad arrivare su questo pallone un po' troppo lungo, un po' troppo ruvido di Giulio Cirillo. Bisogna cercare almeno un gol in questo primo tempo per cercare di risalire la china nel secondo tempo, cercando magari di prendere i Seven Seas sulle energie, sul fiato. Tutti i commenti di golazzo di Nidalle. Palma, anticipo su Abe Castiglioni, Cirillo anche lui a mezzo tocco emulando il prof. Andrea Schiavo, apertura per nessuno perché c'è Pascali che esce bene di testa. Giocata di Nidalle, manda al bar Galeotto, scambia con Abe Castiglioni che è venuto dentro, si è allargato Porrini adesso. Abe Castiglioni lotta con Cirillo che non gli lascia lo spazio, gli concentra addirittura la schiena, la spalla, le spalle alla porta. Qui Castiglioni prende una, due, adesso si rivolta con Andrea D'Acquisto. Occhio, occhio. Inutile, inutile qui. Anche. Marco Vella qui arriva come un treno, non ho detto altro. Esatto. Io non ho detto altro. Ragazzi, tutti calmi, tutti calmi. Sì, sì. Ragazzi, siamo nel video di Seven Seas. Assaggiato un carozzo di Abe, posso dirlo. Sì, di Abe senza dubbio, anche di Marco Vella. Anche di Vella, però Marco Abe è esagerato. Non c'è motivo. Ammonito infatti Marco Vella. Un intervento normale però di D'Acquisto. Giallo infatti per Vella e giallo anche per Abe. Ma Carnevale cosa minchia falla? Ma perché non si fa i cazzi suoi napoletano di merda? No. Bisogna stare calmi adesso, ma devo dire che la rabbia è venuta più dai Seven Seas, da quella reazione di Abe Castiglioni, poi c'è stata diciamo la... Ragazzi, c'è l'uscita di Marco Vella tra professori Palma e Porrini, incredibile. Sicuramente non si stanno parlando di due frequentanti al The Club. Esatto, non stanno parlando sicuramente di calcio Palma e Porrini, probabilmente al The Club di dopo. Donne, di serate. Intanto, Abe, io l'ho detto. Non so cosa non è chiaro, è reazione che esagerata. Non devono litigare. Reazione vediamo. Esagerata di Abe, anche di Vella, per carità. Palma. Bravo. Galeotto, ancora per D'Acquisto, sale. Tra l'altro, sempre secondo D'Acquisto che è più buono di tutti, Abe Castiglione. Mondino, apertura per Palma, la tocca soltanto Balasci, la palla rimane lì, non riesce a aggredire Palma. Sì, adesso sì, la recupera sì, con sì, la sì, di Cirillo. Altra parte. Palma può cambiare per Mondino liberissimo, dimenticato da Nidalle che è salito, che è sceso un pochettino in ritardo, la tira in campo. Mondino con questo un calcio d'angolo utilissimo a Cannizzaro. Angolo, dai. No, ma tranquillo, tranquillo. Può passare Cirillo sul fazzoletto. Ancora palla messa in mezzo. Non riesce però a servire Palma. Ancora però Cannizzaro in avanti con la rimessa laterale. Vediamo cosa combina adesso. Dai, dai, dai che siamo lì, dai che siamo lì. Chi è che mi sta chiamando? Giuseppe, non posso rispondere. Giuseppe. Giuseppe, dimmi, non posso rispondere parola, dimmi. Dimmi, non posso parlare, guarda, dimmi. La punizione Seven Seas. Dimmi che c'è, velocemente. Sì, reazione di Abe comunque esagerata poc'anzi.
e Vella è intervenuto. Ah, ha ragione. Va bene, adesso io dico, ragazzi. Va bene, posso. Ciao, ciao. Che dici? Che non abbia provato un campo domani 2 giugno, ma è festa. Va bene, fine. Bene, ai mongolesi siamo pure noi che li prenotiamo. Nidal scambia per la chiusura qui di Cirillo. Dai, 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 dai. Il toro dell'Arenella, che gran chiusura del prof. E il prof Foro che ha fatto una chiusura col tacco. J-Pata. Porrini, vede la porta, però serve lungo linea Nidal, scivola sul più bello, prova a recuperare l'acquisto da terra. Nidal qui, lotta da terra, la gioca bene Nidal, capitano dei 77, J-Pata appunta. Sì, Palma, sì, Palma, però Palma. Bravo Palma. Metti fuori, metti fuori, metti fuori. Palma. Bravo Peppe, bravo Peppe. Sto bravo che ha portato a casa un fallo. Palla, palla, palla. Prima della partita mi hai detto facciamo un calcio, no? Un po' di contatto, dai. Facciamo noi il contatto, poi vediamo come finisce. E intanto però, vabbè, poco fa reagito. No! Scivo su più bello, questo è brutto. Infatti, si dispera. Dai, dai ragazzi, dai ragazzi. Sette a giocare di questo. Allora, devo dire che vedevo molto più energia, molto più piglio nella parte con l'Art Group. È vero che Seven Sins sono una squadra che di per sé addormenta le partite nel bene, nel senso che riesce Gianca, a. Gianca, come la vedi, Gianca? Più duro, meno duro. Tesa, è tesa, c'è troppo caldo oggi a Milano. Uno no, è qua che fa il compleanno. E pensare che ieri pioveva. Qui fallo su. Rischiavo su Lopez. Speriamo che Nidal non si esce un altro tiro di. No. Può calciare Nidal! Basta, ha bella miracolo! Con l'unghio, fatto Vella. Con l'unghio del medio, Vella che è arrivata a mettere in traversa. Che parata ha fatto Vella? L'ha mandato sulla traversa. Vella un gatto. Però un dobbiamo gatto, fare di Nidal. Nidal oggi sembra. Sembra aver messo lo scarpino giusto. Non dobbiamo farlo tirare per me. Balasci, servizio per Porrini, stop incerto del prof. Dai, 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 dai. Può ripartire Cirillo, questo duello fra prof lo vince il prof Porrini, che è più veloce e più esperto in materia. Infatti è prof. J-Pat. Nidal, centrocampo, padrone assoluto, allarga per Porrini, può mettere il cross numero 8, esce Palma che lo punta con lo sguardo, ancora Porrini, che cosa ha fatto Porrini, che calcio, ma bravo Vella. Dai, dai, che c'è spazio, che c'è spazio. Ripartenza di Cannizzaro, con Mondino. Punta Porro, adesso si corre, come se si corre, perché le squadre sono già lunghe, Mondino qui, scappeggia da Porrini. Fallo, fallo, dai, 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 forza, 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 forza. Corner corto, si soffre, si corre adesso. Forse abbiamo preso un fallo, dai. Sono veramente dei cani, sti qua di tenuti. Eh sì. Io ho detto per questo, Ho detto proprio ragazzi, vi susticheranno, ma state calmi. Sì. Abbiamo una punizione. Non succede niente in campo. Siamo settanti in live, abbiamo una punizione. 20 minuti dopo. 20 minuti prima dell'arresto. Calcia Cirillo, deviazione! Voleva. Ma qui c'è un mani, troppo attaccato al corpo. Se da questo non chiama il VAR vuol dire ci sarà un motivo. Comunque io vi dico a tutti quelli che sono in live che a prescindere bisogna di fare parte. Forza Palermo, noi stiamo sempre, rappresentando ragazzi. L'amatoria di Palermo, quindi è giusto di farli. Mondino se c'entra, può calciare Mondino, apertura per Cirillo, qui però capito da è telefonato per J-Pata che serve Lopez, può calciare Lopez che qui poteva senza dubbio far meglio. Palla cotta sopra traversa, meglio per noi. Da qui sta arrabbiatissimo. Meglio per noi. Ci hanno graziato. Sì, qui errore di in uscita di Cirillo, se non ho visto male. Ci hanno graziato. Anche di Mondino. Galeotto può scappare via Mondino, se c'entra Galeotto qui trattenuto da Nidal che non lo fa girare, apertura adesso per D'Acquisto che prova a inventare, c'è Cirillo che è libero, può cacciare D'Acquisto! Mamma mia che destro! Se facciamo questo con D'Acquisto mi va giù tutto Milano probabilmente. Grande, gran parata di Fene. Gran parata di Fene. Rimessa laterale. D'Acquisto cosa sta uscito? Vuole fare il gol del torneo D'Acquisto. Palle mezzo Cirillo, ancora Mondino non riesce però ad arrivare su un pallone un po' troppo lungo, prova a puntare adesso Porrini, prova a filtrare Mondino entra in aria, Mondino! Palla trattenuta da tre giocatori in maglia bianca, gran giocata ancora di Mondino che qui scivolato, non lascia ripartire Seven Sins, grande chiusura anche di D'Acquisto, bella partita D'Acquisto, molto attento, di molto gran attento. Lunga migliore rispetto a quella con gli altri. Comunque ci siamo, stiamo rientrando in partita, piano piano. J-Pata, Lopez,
può fare la sponda, Nidal dalla sua mattonella, prova a filtrare, cioè da qui su questa volta gli toglie il fiato. Rimessa laterale. Bella. Bella. Zepa. Però a puntare c'è Nidal, non filtra, gran chiusura di Palma che raddoppia, rimessa laterale, la recrimina, la reclama Canizzaro Sport per se stessa, ma in realtà l'ultimo a toccare per quanto dice l'arbitro è Giuseppe Palma, detto anche Fred De Palma, per le sue rinomate serate in discoteca reggaeton. Jay Pata vede la mattonella, può calciare Jay Pata, ha provato la parata laser Marco Vella e qui una bomba di Jay Pata che piazza il 2-0, diventa difficile adesso. Adesso però troppo spazio ancora, si sono tolti di primi. Troppo, Marco Vella forse poteva fare un po' di più, Marco Vella qui almeno provarsi a buttare. Sì, però, però Jay Pata ha buttato un'altra ancora. Bomba, un'altra bella bomba. E momentaneamente si vede che sono due sopra. Galeotto può calciare, deviazione dopo. E quello che anche passati si vede che non concedono nulla. E questo secondo me è una pecca per Canizzaro Sport. Jay Pata. Porrini, imbucata per Lopez, prova a filtrare, spazza via Andrea Schiavo che torna a fare quello che sa fare bene, ovvero il guardiano della difesa. Malasci per Fem, può salire Galeotto. Malasci, grande scontro, Cirillo l'ultimo a toccare e Cirillo sono l'arbitro. È sbagliato l'arbitro, però non so di niente chiaramente. Porrini, apertura d'esterno, sta sbagliando tanto il prof, e questa è una grande novità, perché è già il terzo pallone che sbaglia. Vabbè, perché quando vedi Cirillo giustamente... Galeotto di coscia a servire l'acquisto, serve un'impresa adesso, servono tre gol per andare in semifinale. Sì, perché dobbiamo per forza vincere, c'è ancora un tempo. Bondino, sei fatta sul vero qui, giocata che non va. Quanto parla Pascali, Pascali, l'esperienza qui a domare Galeotto che momentaneamente non ha trovato spazio. Pascali è un osso durissimo, un leader un osso durissimo da passare. Angolo. Si sta vedendo adesso calcio d'angolo quindi per il Canizzaro Sport, può andare a cross, palla messa in mezzo, spazzata via da Nidal, in qualche modo ci arriva Schiavo che fa tutto tranne che calciare in porta. Bravissimo. Infatti da far meglio. 30 secondi di recupero, serve veramente un miracolo nel secondo tempo. Serve un po'. Si è strappato. La caviglia di Schiavo fa click crack. Già contro gli altri gruppi. Spieghiamoli meglio, facciamo che un passaggio. Già contro gli altri gruppi. Vediamo se stringere i denti Andrea Schiavo, visto che mancano 30 secondi alla fine del primo tempo. Deve, perché c'è soltanto Savasta in panchina, non ci sono neanche i gemelli Ferrara. Quindi. Anche perché poi magari l'impatto di questa palla vede proprio la caviglia. Può andare Fene, lancio lungo, Porrini. Un gol secondo me potrebbe dare fiducia, anche perché comunque loro stanno correndo tanto, come normale che sia. Jay Pata, vediamo cosa succede. Jay Pata, palla imboccata per Porrini, liberissimo. Il prof Porro si accentra, può calciare con il destro, va da Nidal, la palla rimane lì, Nidal filtra, può calciare, lo fa! Ed è 3-0 per i Seventeens. Partita più che in discesa per i bianchi, ha fatto quello che ha voluto. Qui Nidal, che è senza dubbio in giornata. Troppo in confusione, sì. E senza dubbio qui abbiamo peccato sul... Cosa prende? No, non fosse questo. Non penso più. E qui abbiamo peccato probabilmente l'infortunio di Schiavo. Non c'era nulla. L'infortunio di Schiavo secondo me qua un pochettino è peso su questo terzo gol. Sì, ma in generale sono molto abbattuti. Adesso serve veramente un miracolo, serve probabilmente quello che hanno fatto i Seventeens con lo Star Galattico sull'ultima di girone qui. Una rimontona. E serve anche forse un gol già da ora. Galeotto prova a mettersi in proprio, punta Porrini, Galeotto si accentra, può calciare col destro, vediamo, prova a far filtrare d'acquisto, la intercetta di Dalle, Jay Pata, adesso tutto in avanti, Canizzaro Sport, come giusto che sia, Jay Pata si accentra, Jay Pata prova a calciare, Jay Pata fa quello che vuole, Jay Pata taglia tutto il campo, può mettere i cross, invece no, va da Lopez, rallenta, ragiona, torna indietro, tunnel, Cirillo che non riesce, non va. Palma, via di attenzione, su Pata ancora da questo
esterno per Mondino che si abbassa adesso per di spinta lì sulla fascia. Mondino può calciare con sinistro. Mondino, la palla gira dal parte sbagliata, forse su questo si spegne il primo tempo, che ha dato anche a senso unico, perché i nostri hanno fatto veramente pochissimi tiri in porta, se non quello di D'Acquisto che ha scaldato quanto ne di pene. Ecco qua altro ammutolito il pubblico che viene direttamente da Palermo per questo grande match. Siamo un po' provati. Siamo 3-0 al primo tempo pesante. Però hanno ricevuto chi è venuto qui a seguire direttamente il cappellino, gadget in omaggio per di Fair Play. Sì, almeno per però per questa, perché sul 1-0 erano in partita, abbiamo trovato delle occasioni, poi le gol in pochi minuti. Fine del primo tempo, immergiamoci Fede. Ma dai, smetti. E adesso serve un miracolo. A quale santo dobbiamo appoggiarci? Allora, l'idea io ce l'ho, perché questo campo si chiama Sant'Ambrogio, siamo a Milano, quindi soltanto a quello ci possiamo appoggiare. Vediamo che miracolo riescono a fare. Allora, io qui lo dico per gli abbonamenti Twitch: se rimontiamo vado a casa da qui a petto nudo, lo dico. Pascal è d'accordo, eh? Critiche nei commenti, ma noi non ce ne frega nulla. Che ha detto? Che dicono? Che dicono? Ma niente, sempre gente di braio. Si riparte. Speriamo in un miracolo. Vediamo se dovrò tornare a Palermo, ha detto Pascali a petto nudo. Ok, perché direttamente in aereo. Pascali, vediamo se vuole fare biscotto. No? Esatto, vediamo. Anche perché diciamo che Pascali è fondamentale, quindi. Jay Pata. Sì, sì, sì. L'imboccata per Lopez che non la riesce ad affibbiare. Cirillo, l'apertura per D'Acquisto, la palla è un pochino scomoda, troppo veloce la palla di Cirillo che si arrabbia con D'Acquisto che è un pelo di ritardo, però la palla non è che era comodissima. Balash, Jay Pata prova a puntare Cirillo che esce bene in marcatura. Adesso si è abbassato Galeotto, quasi da mediano. Si è alzato Cirillo, Lopez è servito, palla sopra inseguire del numero 22 Gabriel Lopez, prova a scambiare con Ape Castiglioni che si è invertito con il 22. Torna da Balasci, Jay Pata. Ragazzi, posso dire però, Balasci, Pascali, chi passa?
Adesso si è messo un certo professore lì basso. Pascal torna indietro da Fenn. Quanto parla Pascal? Parla più del telecronista a quanto dire. L'acquisto deviazione, bella! Non si è sentito di stoppare la calcio d'angolo per i 17. Lopez. Limite calcia sul primo palo, bravo, attento, bella, che chiude le gambe e la porta in faccia di Sepentini. Mondino prova a puntare Pascali, numero 10, Mondino prova a centrarsi, Mondino non si fa vedere nessuno, adesso Cirillo si è occhio che è arrivato, Savasta può calciare Cirillo, Fene l'addormenta lì, un po' troppo flebile, il tiro di Giore Cirillo, morbido. Del Moicano di Pallavicino. Bella azione, bella occasione, però troppo morbido. Porrin, Abe Castillo. Porrin. Si può vedere Pascali, esce da queste belle. Così non Andrea Schiavo che con una gamba sola riesce a rubare palla a Gabriel Lopez. Che adesso prova la strada di Cagliera. Qui non è falloso l'intervento di Gabriel Lopez. La recupera Jay Pata che può calciare. Jay Pata, bella. Bravo, okay. Gran chiusura. Di porta in faccia all'attaccante dei Seven Sins. Fortissimo, bello. Sì, ha fatto una gran parata al primo tempo anche. Sta ripassando Palma che non ce la fa più. Rosa basta. Palma già concentrato sul D-Club di, sul D-Club di stasera. Sta facendo Galeotto il terzino praticamente. Porrini. Apertura Jay Pata, dimenticata tutti. Esce adesso Savasta. Balasci. Bene, giro palla dei Svenzinze che non hanno nessuna fretta. Tra l'altro con questo risultato andrebbero anche i primi e andrebbero ad affrontare probabilmente o Star Galacticos o Robert Team Pink in semifinale. Chissà che non ci possa essere il derby tra cugini. Rispondendo anche come ha detto Tose, io cugini non ne ho. Lopez scambia con Porrini ancora per Giappata, palla in mezzo, grande calcio questo che però non viene finalizzato verso la porta. Provano a ripartire quindi Cannizzaro con la testa bassa con Galeotto che prova a puntare Balasci, filtra la palla in qualche modo, anzi no, è Porrini. La palla filtra a Cirillo, a Savasta, può mettere il cross in qualche modo, Savasta non riesce, cambio totale di lato, integrato da Becastiglioni che è bravo a fare da tergicristallo in una di rigore. È difficile, molto difficile. In difesa sono fortissimi. Solo! Ho fatto solo! Bene anche solo! Torna! Fede so, fatta, lascia giocare Fede! Lascia giocare Fede! Attenzione Lago, scivoliamo! Bene, andiamo ad Ape! Solo! Bene, basta! Pascali, ripeto, parla più del telecronista e quanto dire. Abe Castiglioni, qui si dimentica di stoppare il pallone o si dimentica anche come lo sto, come si stoppa. Rimessa a te per carezza lo spot che prova a trovare una via, un'idea. Cirillo qui sbatte su Porrini, la palla torna a Galeotto che si gira. Galeotto addosso a Fene! Grande occasione questa. Questo Galeotto ha fatto molto bene, però ha tirato centrale, è stata forse l'unica pecca della manovra solitaria del toro dell'Arenel. Mondino. Punta Castiglioni, può calciare Mondino, invece surclass, scambio con Cirillo, non si intende, si arrabbia con d'acquisto Cirillo. Ce l'aveva in sinistra, c'è lo spazio Mondino per calciare. Pascali, Lopez si gira bene su Porrini. Jepata, aspetta, può calciare, Jepata a giro, bella, per i fotografi. Altra camparata. Altra camparata. Servizio, Porrini fa la sponda, ancora Jay Pata, calcia tutto tranne che bene. Ancora un quarto d'ora. Jay Pata. Mi andrò a mangiare una pizza, mi scusi. Capri, Andrea Schiavo. Sta basta. Vedi, appena palla schizza. Non ne hanno più. Non hanno più idee, sono anche un po' demoralizzati. Oh, calcia 8. Schiavo dietro, per bella. Un quarto d'ora, dai, proviamoci. L'importante è dare tutto. L'importante è dare tutto.
Savasta. Cirillo. Può cercare la palla di Cirillo. Questa palla che è entrato all'inizio per... Ma non perché Pascali forse è un po' aperto. Porrini prova il surclass su Savasta che lo stoppa lì fermo. Dai, c'è spazio, Galeotto, c'è può palma. Galeotto, può calciare Galeotto, calcia adesso tutto palma sulla sinistra. Come ha preso spazio Pascali che gli ha detto prego 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 calcia, poi c'è palma. Aspetta, era palma su a sinistra completamente solo. Senti, Galeotto di testa ancora per d'acquisto, prova a entrare in aria, sbatte su Pascali che nonostante d'acquisto sia il bodybuilder di Bonagia non riesce a battere di fisico Pascali. J-Pat Abe Castillo J-Pat emozione questa, eh? Phil Abe Castillo Cepata di tacco, se ne va bene su palma, ruleta di palma, la palla rimane lì, prova ad allontanarla in qualche modo. Balasci, apertura perfetta per il prof Porro. Scivola Galeotto, che anche lui ha un po' faticato. Gabriel Lopez, prova a centrarsi. Gabriel Lopez, può calciare Gabriel Lopez! Ci è arrivato Cassioni, ma bravo, bella. Che rimane lì, statuario. Prova almeno a riaprire la partita. Savasta, punta all'uomo, servizio per Palma. Balasci, mamma mia. Come si passano questi due? Cercate su Google come si passano Balasci e Pascali, perché oggi Canizzaro Sport non ne ha idea di come passare questi due. Cirillo, posso dire onestamente, non è colpa del Canizzaro Sport, avrebbero perso anche Lazio con i Sapienza, lo dico tranquillamente. Secondo me la Lazio avrebbe fatto qualcosa in più, sicuramente contro il Tecro. Con questi Sapienza avrebbe perso, molto forte. Cirillo, palla alta, ci arriva sul secondo polo Savasta, la mette giù bene, Savasta prova a dare più un'arla, a tenere in campo, non ci riesce. Un pallone molto difficile, rimessa laterale, però segna l'arbitro. Uscire lateralmente, io quello mi chiedo. Fa essere uscita lateralmente. Forse è uscita prima. È solo! Raga, raga, ma dite vero! Apertura per Abbegazioni. Incredibilmente solo, vabbè. Abbegazioni contro Vella, palla in mezzo per Lopez. E dentro di porta con la palla, però qui c'è fuori gioco. Cos'è? Gol? 4-3, sì, gol. Perché fischia della gente? Per il gol. Ma ovviamente non c'è fuori gioco, sono stupido. 4-0. Ha fischiato l'arbitro, non si capisce perché. Ma da quella parte, vabbè, solo inspiegabilmente. Ma perché? Totalmente dimenticato, Dario d'acquisto era per i fatti suoi. Probabilmente stava già pensando alla serata di stasera al The Club, che quindi ospiterà il Canizzaro Sport. Vediamo i commenti, 4-0, se è pesante. Dai, 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 forza, bene, bene, sempre, dai, stai qua, Gabri, più basso, Gabri basso, vai a forzare. D'acquisto. E lo sapevo che facevamo mala figura. Vabbè, non è questo, sono più forti, si vede, però Cirillo, molto avvocato, più forti. Io ripeto, avrebbe fatto fatica chiunque, qualunque squadra, Raio, Lazio, chiunque sarebbe andato lì avrebbe fatto fatica con questi tanti. E l'ho visto perché nei volti di una Roma stanca, perché poi non so, però cioè se penso di opposto alla Roma ci poteva andare la Lazio, ci poteva andare il Raio, dico, non sarebbe cambiato, cioè secondo me non sarebbe cambiato granché. Quindi poco da vedere i nostri ragazzi che poi sì, hanno sotto 2-0, si sono demoralizzati perché devono fare 3 gol per passare, adesso ne devono fare 5, è chiaro che stanno giocando praticamente così. Cirillo nel frattempo prova almeno il gol della bandiera ai 7-0 per entrare nel video, più che altro. Anche questo può essere una statistica, perché 4-0 7-0 per finire su YouTube è pesante. Comunque dico, io nel frattempo leggo sempre i commenti, dico, io ho detto sicuramente perché questi 7-0 sono forti. Avevo fatto se non me la Lazio qualcosa in più con gli altri gruppi. Però sì, dico 4-3 è finita. Posso essere non d'accordo. È finita 4-1. Posso essere d'accordo con Lazio, magari con l'altro gruppo avrebbe battuto. Palla messa in mezzo ancora per Pascali. Sei in cielo. Mamma mia, ragazzi. Si è arrampicato. Ascensore per Pascali. 5-0 7-0. Andiamo a casa anche piangendo, ragazzi.
Cioè, qui Pascali qui ha fatto una partita pazzesca. Non ha fatto girare Galeotto, non l'ha fatto giocare e ha fatto anche un gran gol. Super gol questo. Si è arrampicato in cielo, ci ha messo la testa. 0-5. Svenzinze quindi potranno proseguire nel loro torneo insieme agli Art Group e probabilmente andranno a affrontare Iosa Galacticos o i Bomber Team Pink, insomma vediamo poi cos'è, come finirà con Dose che è già sulla panchina, non so se a gufare o a tifare, vediamo. Siamo a tifare perché vuoi incontrare. Stava a imbucare qui, palla difensiva, voleva sicuramente... Guarda, sicuramente il replay di Iosa Galacticos che hanno vinto nel girone con i Svenzinze, qui pallone direttamente da casa sua! Sto per fare il gol del torneo, una pazzia, possiamo dire. Una pazzia. Balasci nel frattempo è uscito un piede che probabilmente non gli riesce neanche Frexan. Ci sarà anche molta morale a terra per i ragazzi. Alcuni torneranno già stasera a Milano, a Palermo, a prescindere da come sarebbe andato lottato. Palla in mezzo Galeotto non ci arriva di testa anche col Moicano. Forse però possiamo dire l'unica vera azione che ha fatto l'iniziale. Prima parte il primo tempo sì. Vabbè Castillo, Lopez mette giù di tacco, non filtra ancora, su Schiavo. Balasci. Che schifo, tanto essere fuori. Manco un gol abbiamo fatto. Era proprio uscire palla al piede, escono benissimo i Seventeens. Tronidale è rientrato nel frattempo. Vabbè Castiglioni, bello per Lopez, però non ha giocato sul voluto. Lopez! C'è retto a poi il palo fuori di nulla. Grazie, giocano a meraviglia, io non mi aspettavo che giocassero veramente così, così bene. Benissimo. Calcio da casa sua, nel frattempo Savasta ha provato a fare gol anche lui del torneo. Con Fene fuori dai pali. Fene se la prende molto comoda, qui Galeotto va a pressarlo. Ma lasci. Apertura per Porro. Prova ad allungare per Nidal. Chiusura decisiva di Cirillo che si è spostato adesso in basso. Porrini. Supera la sta calcia Porrini. Deviazione per la ritorna. Nidal per la tripetta. Nidal arriva su Vella. Nidal! 6-0. Tripletta di Nidal. Però anche questo è fortunato. Sì. Questo è un po' fortunato. Rimpallo la palla che vede lì. Bravo perché da lì la palla rimane lì e devi essere bravo a superare un portiere di due metri come Marco Vella, però. Zero sei. Che dicono i commenti? Esci qualche commento? Voglio, no, qualche... non voglio dirlo, guarda. Sono... Non mi sono piaciute molte cose i commenti. Molte. Cirillo, guarda che per d'acquisto la tiene in campo d'acquisto, per la scambiare con Cirillo non ne hanno, non hanno proprio neanche idee. Adesso sono anche col morale per terra, oltre che con le energie. Lopez, servizio per Pascali, una doppietta. Pascali non filtra su Schiavo che sta facendo ancora nel suo piccolo un maestro di scuola elementare, quantomeno non più un professore, ma quantomeno un maestro di elementari di asilo, va, proprio la tiriamo bassa rispetto a quello che è il prof Porrini. 5 minuti a giocare ancora, ovviamente non ci sarà uno strazio, recupero. Uno strazio veramente. Eh sì, ovviamente non ci sarà recupero. Ma neanche se esce la carta bomber là che vale 2. Diciamo. Galeotto. Galeotto, può cacciare Galeotto, ci abbatte il tiro. Nulla. Andiamo male. Siamo sì, partiti, cioè, ero comunque più o meno soddisfatto anche del 4-3 con la squadra di Parolo. Sì, bisogna vincere la prima partita, come hanno detto magari molti. La però... seconda, poi se non ci può stare perderla. Magari non ci può stare perderla così, però ci può stare perderla. Il, la parte con l'altro gruppo, almeno il pareggio di Parolo. Porrini. Palla messa in mezzo ancora a Castiglioni, Vella! Questa è una parata che vale tantissimo. Molto bravo, Vella. Migliore in campo dei carezzo Fort Vella. E ha preso
almeno 6 gol, quindi è quanto dire. Perché Schia ha fatto un buon quartiere tutto sommato? Eh? Perché Schia ha fatto un buon quartiere tutto sommato? Una gamba sola Schia. Nidal vuole anche poker, servizio, Balasci per Abe Castiglioni, arrivano dentro la porta praticamente con la sfera 7-0. Molto brutto. Giochi la prima in quel modo, perdi così l'altra. Sì, ma a prescindere dico sicuramente merita i Seven Sins, ma assolutamente demerita a noi perché sì, è giocato malissimo. Veramente male. Partita con poco senso, adesso 4 minuti possono anche essere tagliati, ma quello addirittura a terra. Suarez senza un modulo, Andrea Schiavo va a fare la punta. Per cercare un'idea. Cioè, guarda, Galeotto fa il difensore centrale e Schiavo punta, cioè. Di che stiamo parlando? Da questa. Ci ride. Intanto guarda i commenti degli haters. Galeotto può andare da d'acquisto, apertura bella, prezzo in pieno Porrini con un braccio sanzionato, non c'è neanche da discutere, anche perché sul 7-0, se si discute sul 7-0 sei più scemo, non si può dire. Almeno per la bandiera, per il tifo, vediamo se riesce a fare qualcosa Antonio Galeotto, che oggi si è visto poco, ma merito di un grandissimo Pascali, vediamo. Antonio Galeotto preso in pieno Pascali, si tocca il braccio, però è molto attaccato, Galeotto era forte. Galeotto. 22 contro 22. La recupera Lopez, si è tornato Galeotto, Lopez la lascia lì col tacco a Porrini. Vediamo cosa inventa il prof che non ha fretta. Va da Pascali che è salito. Porrini, bisogna attaccare ora che Pascali non c'è. Nidal per il poker. Nidal ancora allarga per Lopez. Può calciare col destro, invece non va. Lopez torna da Castiglioni. Lopez prova anche la bicicletta su Cirillo. Ma poi sul 7-0 sta cosa veramente. Per il meme. Per il meme. TikTok. Però sul 7-0 fare così veramente. Se Scimonetto l'ha capito secondo me. Se Scimonetto l'ha capito secondo me. I TikTok. Servizio per Gioele, Cirillo, vediamo cosa riesce a fare. Anche un pochettino invogliati dalla voglia di entrarci nel TikTok. D'acquisto! No! No! Ragazzi, d'acquisto migliore in campo dopo Marco Vella. Finisce qui l'avventura Carizzato Sport Palermo, finisce già dal sabato, si esce con un girone tostissimo, a merito, grosso merito. Sì, se pensi. Penso io, mi sì, devo sì, anche di merito a noi, però finisce questa avventura comunque positiva. Siamo divertiti. Comunque divertente, però purtroppo è finita male per il risultato, però... Cioè siamo giocati soprattutto la prima. Grazie di aver assistito. Abbiamo salvato la...